Oh, non riesco a credere ai miei occhi. Già, nemmeno io, infatti sono cieco. Ci vediamo più tardi. Sì, buona giornata. Che c'è? Quelli con i pantaloni lunghi erano tutti occupati? Non mi verrai a dire che hai qualcosa contro i fattorini, John? No, assolutamente no. Nutro un grande rispetto per il nostro amico coi Bermuda. Solo non penso che sia il tuo tipo, tutto qui. Oh, hai ragione. Che cosa mi è saltato in mente? Devo essere impazzita a voler frequentare un gran bel ragazzo che mi tratta bene. Dovrei preferire un altro genere di uomini, che ne so. Quelli anziani e scorbutici, magari. D'accordo, lo ammetto, ho sbagliato. È un bravo ragazzo. Se avessi le orecchie più grandi, sembrerebbe Topolino. Oh, cavolo, l'ufficio di igiene sa che cosa succede qui dentro. Ci vediamo stasera. Non vedo l'ora. Ehi, come va? Non mi lamento. Lo credo bene. Il sole se ne va ed ecco che arriva la pioggia. Senti, non mi verrai a dire che quello ti sembra che sia il tipo giusto per lei? Perché no? È affettuoso, carino, cerca sempre di accontentarla. Sì, questo lo sanno fare anche i Cocker. State parlando ancora di Todd? Oh, interessante. Hai sentito la parola Cocker e hai pensato immediatamente a Todd. Non c'è niente che non va in Todd. Non ho detto il contrario. Penso solo che tu ti stia accontentando un po'. Voglio dire, non sei un idiota. Dovresti frequentare una persona un po' più, non so, un po' più stimolante. Mi rendo conto che il tic-tac dell'orologio biologico è inarrestabile, ma questo non significa che tu ti debba svendere così, Reggie. Wow, perfino i tuoi complimenti fanno schifo. Avanti, ammettilo, quel tizio è troppo noioso. Al giorno d'oggi nessuno è più così gentile. Non c'è niente di male nell'essere gentili. E poi da quando in qua sei un esperto di appuntamenti. L'ultima donna con cui ti ho visto ti stava dando una multa. Si dà il caso che la mia vita privata sia più che soddisfacente. Non parlare a vanvera, tu dammi un po' di supporto, Jake. Secondo me ha ragione lei, John. Mi sei stato di grande aiuto, grazie. Ok, forse mi sto sbagliando. Illuminami sulla tua soddisfacente vita privata. Sì, John, sono curioso anch'io, lo confesso. Quando è stato il tuo ultimo appuntamento? Il mio ultimo appuntamento? È questo che volete sapere? Beh, neanche a farlo apposta, ne ho uno stasera. Ah sì? E con chi? Con una donna che si chiama Kelly. È la nipote di una mia paziente, è molto bella, ha una personalità vivace e prorompente e inoltre mi trova molto divertente. Una ragazza sorda. Ragazzi, questa sì che è buona. Sì, non era male in effetti. Dimmi una cosa, quanto piacere provi a fare scherzi stupidi a un uomo cieco? A essere sinceri, molto più di quanto abbia mai immaginato.